Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi vi mostrerò un video pazzesco. Pazzesco perché finalmente ho cotto la prima pizza nel pizza party. Risultati incredibili. Ma pazzesco anche a causa del meteo irlandese. Avevo deciso di girare il video intorno all'ora di pranzo. Le previsioni dicevano che non avrebbe piovuto e mi sono fidato. Mai fidarsi delle previsioni meteorologiche qui in Irlanda. Era tutto pronto, set, forno a 500 gradi, pronto per partire. Telecamera nuova, questa qui la vedete, che si indossa perché ho il forno a piano terra e per cui preparo la pizza su e devo scendere giù, insomma non è facilissimo, non posso camminare con una telecamera e con la pizza dall'altro lato, per cui ero pronto ad andare e si è scatenato il diluvio universale. Per cui immaginate, mentre da voi c'è Lucifero che vi sta letteralmente bruciando 50 gradi, di qua ci sono 14 gradi e una pioggia che ci vuole l'arca di Noè. Quindi che ho fatto? Ho dovuto aspettare 2 ore, 3 ore perché non smetteva ed era chiaramente impossibile riuscire a girare in quelle condizioni. Quando poi ha smesso, più o meno ha smesso, perché in realtà ha continuato a pioviginare ma era gestibile, ho dovuto quindi, sono partito a razzo prima che cominciasse a piovere di nuovo e quindi ho girato il video. Nel frattempo però l'impasto, che era già di una settantina di ore, ha cominciato a cedere, per cui vi dico la verità, in tutta onestà non ho voluto tirarlo troppo, temevo che si strappasse, per cui le pizze non sono molto grandi, però come dimostrazione delle potenzialità del pizza party vanno più che bene. La prima pizza, poi le prossime vedremo come saranno, le farò sicuramente più grandi, l'impasto non sarà magari idratato come questo intorno al 70%, diciamo, l'ho voluto pompare. Per cui ragazzi, vi lascio al video, ma prima di lasciarvi al video vi ricordo di mettere un bel like qui, di iscrivervi al canale e di seguirmi, di seguirmi su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. Quindi bando alle ciance, vi lascio al video e ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci qui, trovare una bella pizza con il pizza party. Questo è un impasto a lunghissima lievitazione, molto umido, quindi bisognerà fare molta attenzione quando lo si stende, si vede che è molto umido. L'ho lasciato in frigo, ho tolto dal frigo circa una mezz'oretta, 40 minuti fa, e credo che siamo intorno ai forse alle 70 ore di lievitazione. Lo allargo come al solito. Che valida per incominciare a strecciarlo. Non voglio andare oltre, mi auguro di fare in tempo prima che cominci a piovere di nuovo, perché sappiate che il forno il pizza party è praticamente giù e quindi mi trovo a invece preparare la pizza su, quindi se piove facciamo una bella zuppa di pizza. Ok, pomodoro, mozzarella, questa parte nel frattempo è giù, credo ormai abbia raggiunto abbondantemente i circa 500 gradi. Mettiamo il basilico, a me piace metterlo così a foglia, a me piace rompere le foglie proprio per far sì che non rilasci un po' di amaro. Il solito mix di parmigiano, pecorino romano, ecco qua. Adesso prendiamo la pala, che è quella che si può acquistare dal sito di questa parte, pala normalissima, la impariniamo per bene. In questo caso vi assicuro che non è mai poca, perché
perché con una pizza ad alta idratazione come questa davvero il rischio che rimanga attaccata alla pala è molto molto alto, anzi direi di dover fare molto presto prima che la pizza decida di rimanere a dormire qui su. Vediamo un po', giretto di olio attorno al cornicione. Ecco qui la margherita, diciamo che sotto è perfetta. Adesso la tagliamo. Vi è piaciuto il video? Benissimo, se ne volete degli altri, vi ricordo ancora un bel like qui, iscrivetevi al mio canale se non siete già iscritti e ricordatevi di seguirmi su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. La pizza era buonissima, ma buona buona buona, e posso dire già da ora, e non temo di essere smentito, che il Pizza Party vince all'incirca 5 a 1 con il Rockbox. Rockbox bellissimo, si può portare in giro, è leggero, va bene, però la differenza che c'è con il Pizza Party è infinita. Il Pizza Party è più grande, c'ha una signora pietra e ragazzi, non si brucia, questa è la cosa più importante secondo me. Rockbox devi stare sempre lì attento, devi girarla anche a fuoco basso perché sei troppo vicino alla fiamma.
qui invece hai tutto lo spazio del mondo. Io proprio tranquillamente giravo soltanto con una mano, anche grazie al palino leggero che ho comprato sul sito. E per ora mi sa che la bilancia pende in favore del Pizza Party. Sto pensando di fare un bel video comparativo, quindi a parità di impasto. Nello stesso video cuocerò sia la pizza nel Pizza Party e sia nel Rockbox. E poi a giudicare sarete voi. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Nel frattempo ci saranno altre pizze, ma ricordate che sono molto pigro. Per cui più visualizzazioni vedo, più like vedo, più iscrizioni al canale vedo e più video faccio. Altrimenti mi addormento. Grazie mille ragazzi e alla prossima!